after film, chi saranno Arden e Tessa? La produzione vuole gli attori Ash Stimest e Lily Vandermeer. Prende vita il film di After, tratto dall'omonimo libro di successo di Anna Todd. Le riprese inizieranno a marzo a Vancouver e la Paramount Pictures sta cercando in questi giorni gli attori giusti per interpretare i ruoli dei protagonisti Arden e Tessa. Ormai fuori dai giochi Daniel Sharman e Indiana Evans, fino a ieri tra i favoriti del pubblico i produttori stanno vagliando due nomi nuovi. Quelli dell'inglese Ash Stimest e dell'australiana Lily Vandermeer. È stata Jennifer Gibego, produttrice del film, a fare sapere su Instagram che in questi giorni gli autori stanno valutando la potenziale alchimia tra i due. Anna Todd, l'alchimia tra i due attori è fondamentale, dunque Ash Stimest e Lily Vandermeer saranno gli attori ufficiali di After, non proprio, gli autori vogliono prima appurare la reale alchimia tra i due. La Paramount Pictures, dopo diversi ritardi e slittamenti, non vuole deludere le aspettative dei fan e sta quindi cercando una coppia che possa bucare lo schermo. A ribadirlo è stata la stessa scrittrice Anna Todd su Instagram, stiamo ascoltando tutte le proposte dei lettori. Ma la chimica è importante e quindi dobbiamo trovare gli essa perfetti. Riusciranno nell'impresa? C'è da dire che la nuova coppia, quella formata da Ash e Lily, piace molto ai fan, almeno sulla carta. Chi è Ash Stimest? Ash è un modello inglese. Classe 1991, ha 26 anni ed è uno degli indossatori più richiesti degli ultimi anni. Ha posato per le copertine fashion più prestigiose, da Vogue a Elle, e calcato le passerelle più importanti. Dal 2015 ha cominciato a recitare anche se fino ad oggi ha preso parte solo a due film. Dal 2010 è pure conduttore di un programma televisivo, MTV Bang. Nonostante la giovane età, Ash ha già una figlia, Summer, che oggi ha 6 anni. Stimest ha avuto la bambina dalla modella Mail Doyle, con la quale è stato sposato dal 2011 al 2013. Chi è Lily Vandermeer? Lily Vandermeer è un'attrice australiana, classe 1999. È popolare nella terra dei canguri grazie al ruolo di Xanthi Canning nella soap opera Neighbours, più di qualcuno l'ha definita come l'erede di Margot Robbie, altra interprete australiana che ha trovato la fama a Hollywood indossando i panni di Harley Quinn in Suicide Squad.